Buongiorno a tutti quanti. Allora, se navigate sul web, o se avete un account Facebook che è connesso a qualche amico credente o a qualche persona, a qualche chiesa, a qualche pagina evangelica, non so se avrete notato che negli ultimi periodi è tutto un fiorire di riferimenti di persone che si riferiscono agli ultimi tempi. Questi sono gli ultimi tempi. Sono gli ultimi tempi, viviamo, Gesù tra poco tornerà. Molti hanno visto nell'invasione della Russia in Ucraina e anche le altre varie situazioni del mondo, le altre guerre, gli eventi catastrofici, per cui le inondazioni, i terremoti, che siano una chiara indicazione del fatto che siamo davvero vicini al ritorno di Gesù. Gesù le ha detto che ci sarebbero state carestie, inondazioni e tutto il resto. E qualche volta, anzi anche abbastanza spesso ultimamente, le persone mi domandano, come se io fossi un esperto, pensi che questo sia veramente l'inizio della fine? Allora, le immagini che vediamo in TV, che vediamo sul web, che vediamo sui social, provocano sicuramente rabbia e indignazione per quello che stiamo vivendo. Ma anche paura e insicurezza di quello che può essere il futuro. Come influisce tutto questo, tutto quello che vediamo su noi credenti? Come impatta? Siamo davvero alla fine dei tempi? La profezia si sta realizzando e i segni dei tempi che vanno peggiorando sono realmente questi eventi un segno che siamo alla fine? A scanso di equivoci voglio dirvi che quello che dirò stamattina è una mia personalissima opinione. Non ci fate teologia sopra, ovviamente l'ho fatto studiando la parola di Dio, ma non è la verità assoluta. Ci sono altre persone, altri predicatori, altri teologi che la pensano in maniera completamente e assolutamente diversa dal mio modo di vedere. Per cui quello che vi dirò oggi è una mia interpretazione di quello che stiamo vedendo. Allora, la prima cosa è stabilire cosa si intende per gli ultimi tempi? Quali sono gli ultimi tempi? Molti pensano che siano quelli che il profeta Daniele ha descritto e che lo stesso Gesù ha richiamato nei vari Vangeli di Marco, Luca e di Matteo. In realtà gli ultimi tempi sono iniziati il giorno di Natale, di tanti anni fa, di 2022 anni fa. Sono iniziati con la nascita di Gesù e alla prima Matteo. Queste sono per le parole di Gesù in Marco 13, da 29 a 30. Così, anche quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino alle porte. In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Allora, la parola, vedete che ho sottolineato generazione, in greco è genea o genea, non so come si pronunci. E ha un significato molto più ampio di quanto noi possiamo immaginare quando diciamo generazione, perché la parola greca generazione in greco sta a indicare non soltanto generazione, ma stirpe o anche razza, per cui quello che sta dicendo Gesù in questo passo non è che la fine sarebbe avvenuta dentro la generazione di Pietro, di Andrea, di Matteo o dei suoi discepoli, ma piuttosto che la razza umana sarebbe sopravvissuta fino a vedere il suo ritorno, per cui non ci sarà un olocausto nucleare generale dove tutti quanti moriranno prima che Gesù sia tornato. E nessun annientamento prima del ritorno di Gesù. È questo che diceva Gesù. Gesù diceva, guardate che prima che accada la distruzione totale, prima che tutto quanto cessi, io ritornerò. Allora, personalmente sono molto scettico di quelli che hanno la verità in tasca e che vedono, che sono capaci, secondo loro, di vedere qualunque mossa che Dio farà prossimamente. Io diffido sempre delle persone che dicono sì, perché Dio farà così. O qualcuno che sostenga di avere un modello per i tempi finali, nel senso che dica, ok, le cose si svolgeranno così, 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 e avverrà questo. Io sono abbastanza diffidente da tutto questo. La Bibbia ci dà
ci dice cosa aspettarci, ci dice che si succederanno alcune cose, ma in una maniera molto, ce lo dice in una maniera molto vaga. Il suo piano è incentrato piuttosto sulla, non sulla nostra comunità, ma sulla nostra speranza nella ricompensa estrema. Lo scopo della profezia è quello di mostrarci che Dio è in controllo, che Lui ha detto che succederanno queste cose, in modo che noi non abbiamo paura di quello che succede, perché ce le ha dette. La scorsa settimana abbiamo parlato del perché Dio permette la guerra, vi ricordate? Abbiamo parlato del perché permette la guerra e di cosa sta facendo e per chi parteggia Dio all'interno di un conflitto. Abbiamo subito detto che Dio non approva la guerra, nessun tipo di guerra, e che in un certo tempo la subisce, perché la guerra è un sottoprodotto dei peccati umani, dell'orgoglio, della voglia di potere, e che Dio non parteggia per nessuno se non per i credenti e per le persone che ancora non lo conoscono all'interno delle gente oppresse e uccise, e che Dio è proprio in mezzo a chi soffre, è proprio lì, in mezzo alle trincee, in mezzo alle bombe, attraverso le braccia, le gambe, le mani che sono rappresentate dalla Chiesa di Cristo, da noi. Allora, questa settimana voglio vedere brevemente come dobbiamo reagire a questi eventi catastrofici, rappresentati da eventi naturali oppure quelli provocati dall'uomo come una guerra. Allora, per prima cosa, la Bibbia prevede gli eventi della fine del tempo, ma in una maniera abbastanza vaga. Non ci dice quando gli eventi catastrofici avverranno, non ci dice ok, sapete, ci sono molte denominazioni che hanno detto, che hanno scommesso sulla fine del mondo. Uno in particolare ha detto che la fine del mondo era 5 o 6 volte, già c'era stata, e hanno sempre sbagliato. Perché? Perché semplicemente la Bibbia non lo dice, la parola di Dio non dice quando avverranno gli effetti catastrofici. Ci viene dato solo una descrizione molto generica, enormemente generica, di ciò che accadrà, sufficiente per capire che Dio è in azione, che Dio sta facendo qualche cosa. E questo avviene per tre ragioni principali. La prima è questa: affinché non siate spaventati. Cominciamo a leggere dal Vangelo di Luca. Luca 21, dal versetto 9 al versetto 11. Quando sentirete parlare di guerre e di sommosse, non siate spaventati, perché bisogna che queste cose avvengano prima, ma la fine non verrà subito. Allora disse loro: insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, vi saranno grandi terremoti e in vari luoghi pestilenze e carestie, vi saranno fenomeni spaventosi e grandi segni dal cielo. Allora, questa qua, non siate spaventati, è una parola, è una frase tipica di Gesù. Non siate spaventati, non vi spaventate, non temere. A seconda del tipo di Bibbia che avete, nelle varie traduzioni ci sta, nei Vangeli, nei quattro Vangeli, ci sono da 12 a 16 volte in cui Gesù dice: non vi spaventate, non temete, non abbiate paura. E sempre in situazioni che sono normalmente molto paurose e terribili. Mi dai la prossima, Matteo? Come per esempio quando i discepoli sentono la voce di Dio proclamare che Gesù è suo figlio. Matteo 17, da 6 a 7. I discepoli udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore, perché vi ricordate, chi vedeva Dio moriva, per cui loro erano giustamente spaventati. Ma Gesù, avvicinatosi a loro, li toccò e gli disse: alzatevi, non temete. Oppure vi ricordate l'episodio del capo della sinagoga, Jairo, che era andato da Gesù perché la figlia era malata. A un certo punto gli dicono: tua figlia è morta. Luca 8, dal capitolo 49, versetti 49 e 50. Mentre egli parlava, venne uno dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta, non disturbare più il maestro. Ma Gesù, udito ciò, rispose a Jairo: non temere, solo abbi fede e sarà salvata. Oppure quello delle donne al sepolcro, vi ricordate le donne che vanno al sepolcro e trovano il sepolcro spalancato e non c'è più il corpo di Gesù, per cui sono giustamente spaventate. E a un certo punto appare Gesù, Matteo 28, versetto 10. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Ora, nel passo di Luca che abbiamo letto all'inizio, Gesù sta dicendo qualcosa di molto molto forte.
sta dicendo qualcosa che potrebbe spaventare enormemente, che spaventa ancora le persone di tutto quello che potrà succedere negli ultimi tempi. Ma la promessa di tempi bui e di dolore è accompagnata da, è preceduta dal non vi spaventate, non siate spaventati. Se la nostra speranza è in Dio e se crediamo che Lui ha il controllo, possiamo essere fiduciosi in un mondo che sembra impazzito. Allora, quando arrivano i momenti veramente difficili, quando arrivano le cose che veramente ci fanno stare male, le fondamenta della nostra costruzione, della costruzione con cui abbiamo fatto la nostra vita, vengono messe all'aria, vengono scoperte, vengono rivelate. E coloro che hanno costruito la loro casa sulla sabbia avranno la sicurezza di vedere la loro casa crollare nella tempesta, ma chi ha costruito sulla roccia invece manterrà la propria casa. Allora, purtroppo nella nostra cultura occidentale anche i cristiani sono stati persuasi a porre la loro speranza nelle cose, nelle circostanze, nelle sicurezze che la società ti dà, una casa, un lavoro, un posto, la tranquillità, la pace, piuttosto che mettere le proprie basi su Dio. Ma cosa succede quando i bei piani del mondo falliscono? Cosa succede adesso alle persone che avevano costruito la loro casa sulla sicurezza che la Russia non avrebbe mai attaccato l'Ucraina? Quando la pace che credevamo fosse una cosa eterna in Europa viene meno? Quando una guerra nucleare comincia a essere vista come un evento improbabile, ma possibile? È allora che Gesù arriva, è allora che dice: non temete, io ci sono, io sono in controllo. Le cose non andranno tutte bene, non andranno tutte bene, ma io ci sono. Ricordati che io ho già vinto, ho vinto per te, non temete. Quando le fondamenta di sabbia si sciolgono, la gente cerca la roccia. Avete fatto caso che nelle tragedie, quando succede una tragedia grande, che sia una tragedia naturale o una tragedia provocata dall'uomo come una guerra, nessuno alza la bandiera dell'ateismo, nessuno dice: ah sì sì, è questa la dimostrazione che Dio non c'è, per cui bisogna che intervenga l'uomo. Nessuno proclama che l'uomo è stracapace di fare a meno di Dio: ah sì sì, non ci sono problemi, non vi preoccupate, la società metterà tutto quanto a posto, che non ci serve un intervento esterno. Persino chi aveva sempre negato Dio, alla fine si trova a confrontarsi con questa situazione e ad ammettere che ci vorrebbe un miracolo. E questo è il momento per i credenti di indicare la speranza che abbiamo in Gesù Cristo. Dire: sì, io lo so chi può, io lo so chi ha già vinto. Lui è l'unica pace duratura che chiunque può avere, perché alla fine Lui porterà la vera pace. Quella pace che durerà per sempre, non quella fittizia di un mondo fatto. Vi ricordate che ho detto la settimana scorsa che dal 3600 a.C. al 2022 ci sono stati soltanto 962 anni senza guerre. Questa non è una pace. La pace verrà quando tornerà Gesù. E quella pace che vedremo nel mondo un giorno, nella guerra, nel dolore, noi possiamo vederla in noi e possiamo darla agli altri. Perché possiamo avere pace nonostante tutto durante una guerra. Il pastore di cui vi ho letto la settimana scorsa e anche la precedente, le lettere, sta facendo una sorta di diario quotidiano e qualche giorno fa ha scritto questo. Matteo. Pastore Fyodor Raikintes dice così: in questo momento ricordo le mie affermazioni, in questi momenti ricordo le mie affermazioni che ho ripetutamente proclamato ai miei studenti sulla natura biblica, teologica, della speranza. La speranza che appare dove non c'è ragione di esistere. Una speranza che appare come qualcosa di molto fragile, che richiede la tua fiducia, non come qualcosa di solido su cui puoi contare con fiducia. Questa è la natura stessa della speranza biblica. È il momento in cui sei chiamato a fare tue le convinzioni che hai pronunciato in tempo di pace e che adesso, in tempo di guerra, devi vivere. La guerra è quando la tua comprensione del tempo cambia,
quando non in teoria, ma in pratica, apprezzi il momento, il qui ed ora, in un modo speciale e lo vivi più consapevolmente. Mi è piaciuta la frase che è il momento in cui sei chiamato a fare tu le convinzioni che hai pronunciato in tempo di pace e che adesso, in tempo di guerra, devi vivere, perché è facile dire ah sì sì, io non cederò mai, io non perderò mai la fede in Cristo, io farò questo, ma quando ti metti sotto le bombe come reagisci? La nostra speranza non emerge nelle belle giornate di sole, ma in quelle buie di pioggia e di gelo. Sentiamo il dolore della perdita di un caro, la rabbia contro gli aggressori, la paura della tragedia. Ora, la paura è un'emozione normale, è un'emozione che Dio ci ha dato. Non vi spaventate, non temete. Voi state sperando in me che ho vinto, in me che vivo, e voi vivrete perché siete in me. Questo sta dicendo Gesù in questo momento, anche alle persone sotto le bombe in Ucraina. Gesù ce l'ha detto in anticipo, in modo che quando vediamo queste cose, quando le vedremo, non saremo travolti dalla paura del mondo, ma costruiamo la nostra vita sulle sue fondamenta, sulle fondamenta di Cristo. La nostra roccia è Gesù Cristo, noi siamo fondati sulla roccia. Lui ha detto che queste cose devono accadere, ma la nostra speranza è in Lui e nella nostra eredità eterna. Secondo motivo perché accadono è questo. Vegliate. Pochi versetti dopo quello che abbiamo visto in Luca, Gesù dice così. Prossimo Matteo. Luca 21, 34, 36. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio. Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare da tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Allora, la frase che qui dice Gesù, preoccupazioni della vita, Gesù aveva parlato delle persone che si preoccupano, vi ricordate quando ha parlato dei quattro terreni dove può cadere il seme? Mi dai la prossima, Matteo? Matteo 13,7. Quello seminato tra le spine è colui che ode la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. Le preoccupazioni, dice Gesù, sono come dei cespugli. Sei mai caduto dentro un cespuglio di rovi? Io sì. Non ne esci bene. Perché prima cosa ti si strappano tutti quanti i vestiti, tutto quello che c'hai per uscire fuori ti si strappa tutto, e strappandosi i vestiti ci sono ferite sulla tua pelle, ci sono aculei, spine che rimangono nella tua carne. Per quello dice Gesù, vegliate, state svegli. Se ti attormenti o se solo sonnecchi, nel versetto Gesù dice intorpiditi, se sei lì e non ci pensi troppo, allora stai attento perché prima o poi puoi cadere in un cespuglio e quando farai per uscire non uscirai senza danni a chi sei, a quello che fai. Stai sicuro che prima o poi caschi in un cespuglio di spine. Gesù ti dice stai sveglio, stai sveglia. Vegliare significa una vita attiva nel Signore. Fare nel Signore non significa sedersi e aspettare che arrivi il giorno e gli ultimi tempi, ma vivere attentamente, attivamente, in modo che nel modo che Lui ci ha comandato. Matteo 24 lo rende molto chiaro, sempre Gesù che parla. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro viene, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora in cui non pensate il Figlio dell'uomo verrà. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui suoi domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Beato colui che nel frattempo veglia e si occupa
e si produce affinché l'opera di Dio venga affermata. Non si tratta dunque soltanto di stare svegli, ma anche di fare per il padrone, di servire, perché più di una volta abbiamo detto che un servo che non serve, non serve. Se sei servo, devi servire, altrimenti sei inutile, non servi. Mi dai la prossima, Matteo? In che modo? Il modo per non addormentarsi qual è? Qual è il suggerimento che dà il Signore Gesù per non addormentarsi? Pregando in ogni momento. Quello è il sistema per non addormentarsi. Pregando in ogni momento, vegliate dunque e pregate sempre, in continuazione, costantemente. La ricompensa per aver vegliato, dice Gesù, sarà quella di comparire dinanzi a Lui come servi fedeli. Perché? Perché tu sei stato solido, perché costruito sulla roccia, perché tu mi hai pregato, mi hai invocato e io ero lì vicino a te. Vedete come gli eventi che terrorizzano il mondo servono a ricordarci di essere fedeli e a ricordare la nostra speranza. Sono lì appunto per dirci, oh, tutto questo accade, ma tu sei al sicuro perché sei in Cristo. Noi sappiamo, non sappiamo quando e come, ma sappiamo che avverrà. Vegliate. Ultimo, terzo motivo perché avvengono queste cose. Mi renderete testimonianza. Perché avviene tutto questo? Perché le calamità? Perché le inondazioni? Perché le guerre? Perché ci saranno? Perché c'è il male nel mondo? Il male, le guerre, saranno sempre causate dal peccato umano, dall'orgoglio, dalla brama di avere. E anche molte delle catastrofi naturali avvengono per lo stesso motivo. Il cambiamento climatico ne è un esempio. Ma tutto questo non viene dalla volontà di Dio. Questo occorre per via del peccato. Ma dice Gesù, Dio può sfruttare anche queste cose che accadono per il peccato umano e volgerle a suo favore se... Mi dai Matteo? Sì. Luca 21, 11-13. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, trascinandovi davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Gesù non la mette facile, ci dice che la nostra sicurezza di riunirci in una sala così scomparirà, ci porteranno in tribunale, verremo messi sotto processo. E Gesù che cosa dice? Ma questo vi darà la possibilità di rendere testimonianza di chi sono e di quello che faccio. Questo è il fine ultimo di tutte queste cose. Questo è il fine ultimo di quelle degli ultimi tempi. Quando il mondo è comodo e tutti dicono che non c'è bisogno di Dio, allora è difficile condividere la speranza di Gesù Cristo, perché tutto quanto va bene. E non c'è bisogno di Dio, non c'è bisogno di Gesù in una bella giornata di sole. Ma in una giornata buia, di pioggia e di gelo, sì. I missionari e i pastori di cui leggo i rapporti a Kiev, tutti dicono che le persone stanno cercando Cristo, anche quelli che non lo conoscevano, che vogliono sapere perché quei missionari e quei pastori non hanno paura e sfidano la morte per aiutarli. Perché? E non rispondono perché? Perché c'è Cristo. C'è un mondo che chiede perché e vuole sapere cosa fare. Possiamo non essere in grado di dire perché, anzi, sicuramente quello non lo possiamo, ma possiamo rispondere a cosa. Qual è il significato della vita? Qual è il nostro scopo? Possiamo spiegare che viviamo in un mondo peccaminoso, pieno di peccati e di uomini controllati dalla natura umana, che è una natura peccaminosa. Coloro che sperano in questo mondo saranno sempre delusi e avranno, come dice Gesù, delle fondamenta sulla sabbia. Ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Più grande la paura, più grande lo spavento, più grande la guerra del male, maggiore la testimonianza per Cristo. E noi siamo tenuti a dare questa testimonianza. Il mondo si concentra solo sulla prospettiva umana. Il mondo si concentra sulla prosperità e sulla pace.
Quando la pace è persa, la prosperità viene meno e non ha più senso. Quando prosperità e pace sono distrutte, il mondo si concentra sui problemi e sulla paura. Il mondo è spaventato. Poiché Cristo è la nostra speranza, la nostra attenzione non è mai sui problemi, non è mai sui problemi, ma sul compimento del nostro scopo. Qual è il nostro scopo? Noi siamo la Chiesa, noi siamo il corpo di Cristo in terra. Vi ricordate, più di una volta che ho detto il nome Chiesa viene da Ecclesia, che in greco ek lego, lego, chiamati, ek, fuori. Noi siamo Ecclesia, chiamati fuori. Siamo chiamati fuori dagli schemi del mondo, fuori dai gruppi del mondo, fuori dalle logiche del mondo, anche se siamo nel mondo. Gesù l'ha detto: io non vi tolgo da questo mondo, perché altrimenti come fareste a testimoniare di me? Voi dovete stare nel mondo, ma non dovete appartenere al mondo. Fuori dagli schemi, fuori dai gruppi, fuori dalle logiche, salvati tramite Cristo per rendere testimonianza a Cristo. È questo il nostro scopo, è quello che stanno facendo i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo, in Ucraina, in questo momento. Viviamo gli ultimi tempi. Coloro che sperano nel mondo saranno turbati e angosciati. Anche noi soffriremo, ma non saremo turbati e angosciati nella stessa maniera. Noi che speriamo in Cristo possiamo avere pace, noi che speriamo in Cristo abbiamo pace. E la nostra pace diventa una testimonianza per attirare gli altri sulla vera roccia, per attirare gli altri alla solida roccia che è Gesù Cristo. Fermiamoci a pregare. Signore, grazie che tu ci hai dato una base solida su cui costruire. Grazie, Signore, che ci dici di non spaventarci. Se tu che mi hai colpito, che mi hai ascoltato, sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io so che tu hai vinto. Signore Gesù, so che tu hai vinto. E che non mi devo spaventare, non mi devo spaventare, io non mi voglio spaventare, perché so che in qualsiasi momento tu mi sei vicino. Per questo, Signore, io ti prometto che veglierò, starò sveglio, starò sveglia per non cadere. Voglio continuare a vegliare e voglio pregare costantemente per rimanere sveglio, per rimanere sveglia, affinché possa testimoniare di te a un mondo che è nella paura e nell'angoscia, per testimoniare di te e della salvezza e della pace che c'è in te. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.